ringrazio innanzitutto i nostri ospiti, quelli che sono arrivati e quelli che ancora devono arrivare. Quindi vedo Francesca Biondo della Regione Lazio, e Maria Gabriella Villani del WWF, vicepresidente del WWF Litorale Laziale. Vedo Alfonso Sabella che ci ha raggiunto, che invito a prendere posto giù un attimo perché abbiamo un attimo le slide, e Antonella Falsetti dell'Università di Tor Vergata. Poi saluto anche i coordinatori del forum, dei forum come me che vedo qui in sala, Riccardo Corbucci, Forum Legalità, e avevo visto Giovanni Zannola, Forum Sport, eccolo lì, e sta arrivando Atos De Luca del Forum Ambiente, e poi mi avevano detto Leonardo Di Matteo del Forum Trasporti, che però non vedo, e cioè, vabbè, quando arriva lo salutiamo. Allora, che cos'è questa iniziativa di oggi? L'iniziativa di oggi serve a parlare del mare di Roma e non del mare di Ostia, perché questa è una cosa importante. Roma è una grande capitale europea che si affaccia sul mare. Guarda, vabbè, la password te la dico. Allora, sì. Allora, stiamo iniziando. Se non funziona la dirò pubblicamente, tanto se sparisce il computer indagherò. Allora, vi chiedo un attimo se è possibile di fare una specie di esperimento, cioè di scordarci un attimo di essere cittadini, abitanti di Roma o di Ostia, e invece di essere degli alieni oppure le persone che vengono da molto lontano e che arrivano per la prima volta a visitare l'Europa e quindi le più importanti località di mare di Europa. Adesso dovrei temporeggiare un po', A maiuscola, Aramis, 1993, va bene, ho preso gli appunti, eccoci qua, sì. Allora, vabbè, questa è la nostra locandina. Allora, insomma, la prima città che vediamo anche per ragioni storiche è Atene, con il suo porto del Pireo, insomma, c'è un bel porticciolo, una passeggiata piacevole, chiaramente qui c'è un porto, quindi è chiaramente urbanizzata. E un'altra capitale europea che si affaccia sul mare è Copenaghen, qui al centro vediamo la famosissima sirenetta, non è un granché, però ecco, ha il suo motivo. Molto famosa, forse la più famosa città di mare di Europa, che è Barcellona, con la sua Barceloneta, questa spiaggia immensa all'interno della città, quindi con i palazzi appena dietro. E poi secondo me la più bella, che è Lisbona. Lisbona, vedete, sembra che abbracci il mare, guardate che bello, proprio è una terrazza sul mare. Dopodiché abbiamo il lungomare, l'aspetto della capitale d'Italia, culla delle civiltà, città in cui ha sbarcato Enea per fondare appunto la città di Roma, e vediamo qual è l'aspetto del centro del lungomare di Roma. Ecco, partirei questa cosa qua. Adesso dite, abbiamo preso un punto casuale, quindi, però se vediamo altri tratti di costa, possiamo andare avanti. Ecco, questo si vede un po' male, l'ho fatta io ieri mattina. Qui addirittura ci sta il terrapieno per consentire di non vedere il mare. Andiamo avanti. Sì, queste rapide perché altrimenti, ecco, tratti di muro. Poi tra un po', ecco, c'è anche una bella panoramica. Non questa, ecco, questa è la panoramica. Adesso chiaramente non vogliamo dire che in tutti i punti il mare non è visibile, ci sono anche dei posti in cui è possibile vedere il mare, tipo questo qui, se mandi l'altra slide, in basso, lì davanti, si vede uno scorcio di mare. Ecco, questi qui è il nostro parco al mare, quindi non è tutto chiuso il mare, è possibile anche accedere al mare. E questo è il passaggio che ci consente, dopo un lungo cammino, passando, perché qui questo è l'inizio, di arrivare al mare. Questo è il nostro pontile, quindi penso lo conosciate, e però ecco come si presenta la spiaggia quando la natura è incontaminata. Andiamo avanti. Qui bisogna camminare un po' e fare un bel po' di chilometri, però si arriva anche ad avere passaggi del genere. Avanti, avanti e finiamo. Va bene, dopo questa breve introduzione per
per capire che c'è un problema di mare, e vado a presentarvi, se mi puoi dare una luce, quella lì, grazie, vado a presentare come si strutturerà la nostra iniziativa di oggi. Allora, si verterà su tre punti fondamentali. Il primo è il discorso della normativa nazionale, quindi qual è il quadro normativo nazionale che attualmente regola la disciplina delle concessioni balneari. Un secondo aspetto, c'è un problema di luci? Dammi luci palco, quelle si chiamano luci palco, da lì. Un secondo aspetto è le condizioni per il ripristino della legalità. E il terzo aspetto è l'aspetto più progettuale. Ok, perfetto, facciamo così. Poi ci dovrebbe essere tipo luci palco da qualche parte. No, non quelle del dimmer, proprio c'è un interruttore grande vicino alla luci sala. E, non mi ricordo dove ero rimasto. Allora, del primo aspetto, quindi la normativa nazionale, brevemente me ne occupo io. Faccio proprio un excursus molto, molto veloce. Il cosiddetto peccato originale deriva dal codice della navigazione, che prevedeva all'articolo 37 che alla scadenza delle concessioni il concessionario che richiedesse di vedersi rinnovata la concessione doveva essere preferito rispetto a tutti gli altri concessionari. Questo aveva delle motivazioni storiche che non ci interessa oggi approfondire. Quindi sostanzialmente, se io concessionario vedevo la mia concessione scadere, potevo fare richiesta per il rinnovo di questa concessione e l'ente che rilasciava appunto le concessioni doveva preferirmi rispetto a tutti gli altri richiedenti. Ci sono vari passaggi, andiamo per step fondamentali. Con la direttiva Bolkestein del 2006, sostanzialmente entra il principio della libera concorrenza, imparzialità e trasparenza, imponendo quindi al sistema legislativo italiano di adeguarsi ad un sistema appunto di bandi e per aggiudicare le concessioni. Si sta lì, vabbè, l'articolo 12, articolo 1, eccetera. Quindi si pone il problema per l'Italia di doversi adeguare ad un sistema libero, trasparente, che garantisca imparzialità nel ricambio delle concessioni. Inizialmente vengono fatte delle proroghe che vengono dichiarate illegittime dalla Corte di Giustizia Europea. La sentenza più importante è del 14 luglio scorso, che dichiara appunto che qualsiasi proroga è illegittima, e si arriva invece adesso a fine gennaio con questo disegno di legge che è stato presentato dal governo e deve fare tutto il suo iter parlamentare, in cui si pongono i criteri per la riassegnazione delle concessioni. Non so se lo puoi aprire brevemente, è il DDL, quello lì col cerchio, eccoci. Allora, innanzitutto, se andiamo sopra, questo DDL è pubblicato da Mondo Balneare per gentile concessione di Palazzo Chigi, e poi andando sotto vediamo quelli che sono i criteri, che io non riesco a leggere da qua, è un po' sfocato, nel rispetto ai principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, valorizzazione delle diverse peculiarità del territorio, lì è cancellato, c'è dopo, valorizzazione delle attività imprenditoriali e di riconoscimento e tutela degli investimenti, di beni aziendali e del valore commerciale. Adesso chiaramente bisogna vedere come il Parlamento modificherà questo disegno di legge per renderlo legge delega. Però ecco, quello che si può già interpretare, che in parte è stato annunciato dalla conferenza che ha presentato questo disegno di legge, è che sostanzialmente nella gara per l'affidamento delle concessioni viene preferito chi ha professionalità e competenza nell'ambito e tutela gli investimenti, cioè chi abbia investito nel settore. Quindi sostanzialmente, adesso dobbiamo vedere come si traduce a livello legislativo, questa cosa, se non tenuta sotto d'occhio, e scopo dell'iniziativa di oggi è anche quella di prendere posizione rispetto a questo, rischia di essere una proroga mascherata, no? Quindi rischia di favorire gli attuali gestori, senza che invece si apra al processo
di mercato la gestione di un bene che ricordiamoci è un bene pubblico, è un bene demaniale e che dovrebbe essere gestito nell'interesse pubblico. Quindi questa qui è una rapidissima introduzione del contesto in cui ci muoviamo e passiamo adesso brevemente con il primo intervento di Francesca, possiamo